Anche l'Italia partecipò, come tutte le potenze europee, alla corsa per creare colonie commerciali nel mondo. Sud America prima, poi Estremo Oriente, Golfo del Bengala e infine coste africane furono attenzionate dai governi della penisola italiana. E a fine 800, con la colonia eritrea, nasceva la prima colonia italiana in Africa. Nel 1884, la spartizione dell'Africa, sancita definitivamente durante la Conferenza di Berlino, rese evidenti le mire espansionistiche delle principali nazioni europee. A Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Olanda e Francia si affiancarono ben presto le mire coloniali delle ultime nascenti potenze europee. La Germania di Bismarck su tutte, ma anche Belgio e Italia, cominciarono ben presto a manifestare interessi espansionistici soprattutto verso l'Africa. Per quanto riguarda l'Italia, nei secoli precedenti la penisola italiana, frammentata in numerosi stati, aveva perso la possibilità di partecipare alla colonizzazione del Sud America. Sebbene un tentativo fu approntato nel 1608 dal Granduca di Toscana Ferdinando I, il quale affidò al navigatore esploratore Robert Thornton la missione di esplorare le foci dell'Orinoco con lo scopo di ricercare giacimenti di diamanti e metalli preziosi. Una esplorazione riuscita, ma che fu vanificata dalla morte del Granduca. Poi, solo dopo l'Unità d'Italia, si cominciò a pensare di acquisire delle colonie d'oltremare. Nel 1861, ancor prima della presa di Roma, il quarto governo Cavour tentò di acquistare l'isola di Principe dal Portogallo, ma con scarso successo, vista l'opposizione di Francia e Gran Bretagna. Tra 1864 e 1865, ancora il governo italiano tentò di acquistare dalla Danimarca le isole Nicobare, un piccolo arcipelago di isole che si trovano nel Golfo del Bengala, le quali furono invece acquistate dalla Gran Bretagna. Un altro tentativo di fondare una colonia italiana fu portato avanti dall'avventuriero piemontese Celso Cesare Moreno, che trasferitosi a Sumatra, entrò nelle grazie del sultano locale, di cui sposò anche la figlia. Il Moreno voleva creare una colonia italiana anche in funzione anti-olandese, un paese a quel tempo molto attivo in quel quadrante mondiale. Anche questo tentativo fallì, ma non fermò Moreno, che emigrato alle isole Hawaii, divenne per breve tempo primo ministro, successivamente, divenuto imprenditore, si trasferì negli Stati Uniti d'America. Nello stesso periodo, il religioso Giovanni Giacinto Stella fondava il 20 febbraio 1867 la colonia italo-africana di Chotel, un'esperienza finita ben presto, per l'opposizione sia dei suoi superiori che per quella di alcune popolazioni locali. Nel 1869, vista la temibile ascesa della Prussia, un accordo tra Francia, Austria e Italia in funzione antigermanica portò il presidente del Consiglio Menabrea a chiedere, ottenendolo, il permesso di occupare la città di Biserta, posta nell'attuale Tunisia. Progetto che però naufragò per via della sconfitta francese nella guerra franco-prussiana del 1870. Buone notizie arrivarono invece dal Corno d'Africa. La compagnia di navigazione Rubattino, tramite l'azione di Giuseppe Sapeto, che già dagli anni 30 dell'Ottocento esplorava la zona insieme a Giacinto Stella, riuscì a portare a termine l'acquisto della baia di Assab, aggiungendo ben presto alcune piccole isole contigue. Era la prima vera colonia commerciale italiana, la colonia primogenita. Una colonia mascherata da impresa commerciale, poiché la compagnia Rubattino era di fatto un prestanome del governo italiano. Purtroppo ben presto la colonia fu occupata dalle truppe egiziane che scacciarono anche i presunti ex proprietari dell'area, i fratelli Ben Ahmad, che avevano ceduto la baia all'Italia. Intanto l'attenzione italiana si posava anche sulla Nuova Guinea, ma anche in questo caso l'opposizione di altre potenze europee determinò la retromarcia. Ormai era evidente che le mire coloniali andavano rivolte esclusivamente sul Corno d'Africa. Così nel 1879, il governo italiano, sempre tramite la compagnia Rubattino, riacquistava l'area della baia, ma questa volta all'invio di un solido corpo militare, rese possibile, il 25 dicembre dello stesso anno, di occupare definitivamente l'area.
Infine, il 10 marzo del 1882, il governo italiano entrò direttamente in possesso della baia, liquidando la compagnia Rubattino per il lavoro svolto. Ora era venuto il momento di ampliare la colonia e il suo raggio di azione. Così il 5 febbraio 1885, 1500 bersaglieri, con il benestare della Gran Bretagna, che era impegnata nella stessa zona a contrastare la rivolta Mahdi, occuparono Massawa. Nei tre anni successivi, il contingente italiano fu rinforzato a tal punto da consentire di occupare il tratto costiero che collegava la baia di Assab a Massawa. Così, il 1 gennaio del 1890, nasceva ufficialmente la colonia eritrea, con capitale Massawa. Una città che verrà in breve tempo collegata al suo entroterra, mentre il governo italiano rivoluzionava l'edilizia e la mobilità cittadina. Ora era possibile fare il balzo per colonizzare l'interno del Corno d'Africa. Non a caso il 2 maggio del 1889 verrà stipulato il Trattato di Uccelli nell'accampamento del Negus Menelik II, imperatore di Etiopia. Un trattato che conteneva un articolo, il 17, talmente controverso da causare successivamente la guerra di Abissinia del 1895. Una guerra che dopo la battaglia di Adua vedrà le truppe italiane sconfitte ritirarsi nei possedimenti eritrei.